casa editrice siamo una società che produce e distribuisce podcast audio. Contenuti audio disponibili on demand o in streaming sulla piattaforma storielibere.fm, ma anche ridistribuiti su iTunes, Podcast, Spreaker, Spotify e quindi ascoltabili gratuitamente anche attraverso le app audio. Sì, allora abbiamo dei narratori che lavorano con noi, che hanno cominciato a lavorare con noi da gennaio, tra cui c'è Michela Murgia con Le sue donne che racconta in Morgana, poi abbiamo Vincenzo Venuto che ci racconta chi siamo noi attraverso gli animali, poi abbiamo Matteo Bibianchi con la sua serie Esordienti in cui spiega, una sorta di tutorial in cui spiega come si deve fare se si vuole esordire nella scrittura, essere pubblicati, evitare truffe, raggiri, scoprire tutti i trucchi del mestiere. Poi abbiamo la serie di Massimo Timporelli, fisico e divulgatore, che racconta i sei grandi innovatori che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, a partire da Leonardo da Vinci per arrivare a Steve Jobs. Abbiamo qui in anteprima i primi 5 minuti di Albert Einstein. E poi abbiamo due bellissimi podcast audio di sport. Uno è dello scrittore Riccardo Cazzaniga, A pugni chiusi, che racconta le Olimpiadi del 1968, e uno è in collaborazione con The Owl Podcast, in cui Jacopo Pozzi racconta in maniera diretta, visto che ha lavorato alla scrittura insieme all'atleta stesso, racconta la storia di Fragomeri, del pugine Fragomeri. Poi stiamo lavorando a tanti altri, insieme a Radici per l'emigrazione senza pregiudizi, insomma una bella serie di podcast audio che saranno disponibili da subito dopo il salone iscrivendosi a storielibere.fm.